Ok ragazzi, ok, allora, quante cose che sono successe oggi? Allora, è domenica, sono le 10 di sera, quasi 9 e mezza di sera, e praticamente, vabbè, sono arrivato nella casa dove vi dicevo, della mia amica, e stasera devo tenere a bada i gatti, controllarli e quant'altro, e oggi non sono riuscito a fare video, ma per un fattore fisiologico, cioè ieri la festa, bellissima, benissimo, tanta tanta roba, veramente divertito. Non ho fatto tantissimi video, qualche intervista, come avete visto, me la sono goduta. E me la sono goduta fin troppo perché stasera, cioè scusa, tutto il giorno, a parte stasera, sono stato male, cioè ho dormito poco e ho bevuto troppo, insomma, oggi è una giornata di completo totale relax e non ho neanche fatto pranzo per dirvi, cioè è stata una giornata pesantissima, potentissima. Sono riuscito a fare giusto un paio di aperitivi, ma veramente poca roba. Io di solito la domenica vado appunto in palestra, riesco un po' a riconnettermi con il mio corpo e quant'altro. Ma oggi è stata molto molto dura, molto molto dura, a tal punto che sono dilaniato, ora sono quasi le 10, voglio già andare a letto, mi devo ancora fare la doccia e quant'altro. Sono arrivato qua, intanto ho controllato che ci fossero i gatti e non sono ancora entrati in casa, ma ne ho visti 4 qua fuori, quindi spero che entrino, se no iniziamo male questo nuovo impiego. E non ho ancora controllato le tartarughe. Ho lasciato la macchina fuori, non l'ho portata dentro perché non avevo voglia di aprire cancelli, cosare, sbattere, insomma. Anche no, io mi sa che tra un po' mi faccio veramente una camomilla, qualcosa di rilassante, mi butto sotto le coperte con il ventilatore sparato in gola. E anche perché adesso mi si allunga un pochino la strada per andare al lavoro di quei 10-15 minuti. E quindi mi devo svegliare anche prima del solito, non solo per il viaggio extra, ma per dare da mangiare agli animali. E quindi peso ragazzi. Insomma, non tutte le ciambelle vengono con il buco, non tutti i video hanno entusiasmo, hanno voglia di fare. Questo è il canale che mi sono creato io e di conseguenza lo gestisco come voglio io. Sì, Eli, sono arrivato da un 20 minuti oramai, ho aperto i gatti, non sono ancora entrati, ma cioè sono quattro fuori appollaiati e pian piano si farà un coraggio. Io sono stanchissimo, ho messo da mangiare, acqua e quant'altro e tra poco mi butto a letto. La finestra la devo chiudere stanotte, la lascio aperta tutta la notte, un po' socchiusa per i gatti o cosa? E quindi ragazzi, l'età, la pesantezza è tutto, io mi devo ripigliare. Stasera a cena mi sono mangiato una pizza, ma anche lì ci ho messo veramente poco entusiasmo, ci ho messo sopra lo stracchino e la bondola, cioè la mortadella. Solo che l'ho messa all'inizio, non alla fine, quindi mi si è bruciato sopra la mortadella, mentre la pizza sotto era completamente cruda. E quindi è diventato un mappazzone, è diventato tutto bagnato, il piatto sembrava mangiare una zuppa, ragazzi, è stato orribile. E l'ho proprio sprecata perché era pure una pizza molto buona, quella in teoria, surgelata, di ottima manifattura. Quindi questo è lo spreco. Adesso se andiamo a vedere i dati settimanali, che un po' me ne sono un po' perso, metti nelle ultime 2-3 settimane non l'ho fatto, ma come sapete voi di domenica io devo sempre fare un po' un resoconto della settimana per vedere se il canale YouTube sta andando bene, come sta andando, ci siamo, non ci siamo, come sono i likes e quant'altro. Quindi dati alla mano, Analytics, partiamo dalle views. Negli ultimi 7 giorni e... Ok, negli ultimi 7 giorni abbiamo fatto 465 views, il 5% in meno rispetto ai giorni precedenti, alla settimana scorsa. E poi in termini di watch time, quindi in termini di ore, quanto la gente ha guardato questi video, 22,8 ore. E 22,8 ore.
14% in più rispetto ai giorni precedenti, quindi la gente ha guardato meno cose ma per più tempo. E ultimo, iscritti. Negli ultimi 7 giorni ho fatto più 3 iscritti. Più 3, fantastico. Fantastico. Ok, va bene. Poi, infine, ragazzi, quindi siamo a 2.396 iscritti, quasi 2.400. Mi pare che il mio record sia stato 2000, quasi 2005 o 2005 addirittura, e anni fa, letteralmente 9 anni fa, penso, a questo punto. Quindi questo fa un po' riflettere. Comunque, noi non perdiamo d'animo. Domani sarà una giornata lunghissima, lunghissima. Comunque, ho fatto un'offerta per la casa l'altro giorno. Ho fatto un'offerta. Adesso, settimana prossima, mi faranno probabilmente una controproposta che io dovrò assolutamente accettare perché la casa è veramente bella, però. E spero che non me la facciano perché insomma sono tanti soldi per me. E poi ho un mese, neanche meno di un mese per fare il mutuo e sono un po' tiratino come tempo, leggermente tirato. Vediamo ragazzi, vediamo, io la vedo pericolosa, pericolosa situazione, fare in 3-4 settimane tutto. Non so, ma ce la dobbiamo fare. E qualora riuscissimo, poi il mese prossimo sarà il rogito, quindi a fine ottobre. Vediamo se ce la facciamo. Una mia amica notaio le ho fatto vedere le carte e quant'altro e dovremmo esserci. Dovremmo esserci, però. C'è veramente una bella offerta, più che altro, veramente una bella casa. Cioè, la casa in sé, a dire la verità, è molto vecchia, però in un ottimo contesto, quindi in termini di investimento su come potrà essere, io ci credo veramente tanto. Comunque, ragazzi, io adesso vi devo abbandonare perché cioè, sono stanco morto, dilaniato. Io, come al solito, scusate questi piccoli sfoghi, a volte la settimana, insomma, va così, c'è poco da fare, c'è poco da dire. E alcuni video, vedete, alcuni mi dedico un sacco di tempo e altri non ce l'ho materiale, però mi sono promesso tutti i giorni di fare un video, cosa che non sono riuscito a rispettare perché ho saltato 2 giorni, non specifico. Venerdì voi non sapete cosa sia successo perché non ho pubblicato niente. Quindi mannaggia ragazzi, cioè avevo anche filmato, ma il video sarebbe stato di 3 minuti, quindi ho detto vabbè, lascia stare, non ne vale neanche la pena. Non ne vale neanche la pena. Ragazzi, saluti finali, abbraccio, state tutti simpatici dal primo all'ultimo, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordatevi del nostro altissimo Dio algoritmo che comanda su di noi e vige sull'esistenza o meno dei video e quindi speriamo che sia di buona, speriamo che insomma ci massaggi per bene, speriamo ci tratti bene. Ragazzi, ci vediamo. Mamma mia, stanco morto, stanco morto.